Beh, così. Madonna, come dice il chi veloce! Ma stiamo scherziamo? Cellulare. Allora, Calamita si unisce a. Esattamente come volevo fare io. Gli standardi sulle piattaforme. Ma ragazzi, è il futuro. È il futuro. Dio santo, l'ho messo. No, vabbè. Non piango, è troppo bello. Night's Edge. Oh, e finalmente voglio vedere che roba è uscita fuori. Oh, Cristo! Terraria 1.4.4 finalmente uscita da 3 minuti. E abbiamo subito le prime informazioni nuove, adesso le scopriamo insieme. Ancora non c'è un post ufficiale con tutti i cambiamenti, ma sappiamo che quando Terraria fa degli aggiornamenti non scrive tutto tutto, quindi alcune cose devi andare a cercare. Intanto vediamo i nuovi achievement prima di entrare in Terraria. Sconfiggere Dirclops, ottenere Golden Delight, quindi il cibo creato con animaletti d'oro. Tutte cose comunque abbastanza carine in effetti. Evita di soffocare in acqua bevendo acqua. Non sapevo che bere acqua sott'acqua ti ridasse ossigeno, a quanto pare è così. Ottieni il cellulare, ottieni la Shield. Quindi questi sono gli equipaggiamenti, quelli un po' più grandi. Un achievement per il Torch God, molto bene. Ok, questo è interessante. Un reame raro, alcuni seed speciali possono portare ad esperienze interessanti, che ne puoi trovare uno. Immagino questo lo puoi prendere quando usi un qualsiasi seed segreto, forse ci sono quelli nuovi, vedremo. Trova tutti i pet slime, che sono una nuova aggiunta nel 1.4.4. Shimmer an item into another item. Che roba è sta roba? Forse quando un oggetto metti sia la laccatura invisibile sia quella illuminante. Vedremo. Eccolo qua, purifica completamente Crimson, corruzione e consacrazione al tuo mondo finché la Driade non è soddisfatta. È arrivato anche su PC, però sappiamo che la 1.4.4 dovrebbe aver portato nuovi oggetti, nuovi aiuti per combattere questa cosa, quindi andiamo a vedere tutto quanto. Entriamo finalmente in Terraria 1.4.4. Eccoci qua, finalmente è arrivata adesso il changelog completo della 1.4.4, quindi proviamo ogni cosa. Ci sono 3 nuovi seed. Oh, vabbè, no, aspetta, raga, sta cosa è allucinante. Wow, ha il pet che con un'animazione che si mostra per... Vabbè, figo, andiamo avanti. Ok, Coroncina, questo che vorrei dire, penso aver battuto Moonlord, immagino. Creiamo un nuovo mondo perché ci sono 3 nuovi seed. Uno si chiama, quanto leggo, Remix. Non sono riuscito a utilizzare il seed Remix, che dovrebbe farti generare il mondo al contrario. Né sono riuscito a usare quello Everything, che è quello che ha un po' di tutto, ovvero una combinazione delle maggiori... dei maggiori cambiamenti tra tutti i seed. Sono riuscito ad evocare solo No Traps, quello dove è pieno di trappole. Ed ecco una piccola clip qui adesso, vi mostro, è incredibile. Ok, già vediamo qua che ci sono delle Dart Trap ovunque. Oh, oh Dio santo. Per quanto riguarda gli altri siti, sono stati fatti dei cambiamenti. La cosa più importante è che per For the World i mondi classici sono automaticamente expert e i mondi expert sono automaticamente master. Nel mondo di Don't Starve hanno fatto sì che i funghi ripristinano la fame ed era ora, altrimenti era quasi ingiocabile. Sono stati aggiunti 8 pet slime, 300 nuovi oggetti, blocchi, mura, quadri, tanta roba, quindi non vi farò vedere proprio tutto 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 tutto. Oh, già globo lunare, già troviamo qualcosa di nuovo che si vende dalla zoologa. Già dovrei cambiare l'aspetto della nura, la luna. Ah sì, gli stacca 99999. Fatti capire, se io premo quick stack... Oh, gli oggetti vanno automaticamente... Ma bellissima sta cosa. E se io li organizzo... Sì, si mettono in stack da soli. Sta cosa è micidiale, sai quanto spazio risparmiamo? Oh, mio figlio. Un quadro. Oh, che carino. Vediamo se lo shift click a ricerca funziona. Sì, perfetto. Non devi neanche ricliccare. Ottimo. Ah, e abbiamo i loadout. Ah, madonna, brutto. No, hanno fa... Ah, cioè, praticamente devo stare sempre con la minimappa, altrimenti mi si incastra. Che merla. Comunque, figo. Figo, figo. Questo poi... Armamento l'hanno chiamato. Ci sta, armamento. Il sarto ci dà R/Terraria. Ah sì, questo è un quadro fatto, era tipo una fan art, l'hanno resa quadro. Era tipo un mosaico per un evento di charity, mi pare, figo. Il venditore d'armi vende le casse di munizioni. Grazie. Finalmente, era ora, steampunker niente, no. Oh. Sì, questa cosa è enorme, meno male. Voi pensate, che sta dicendo? Non vedo differenze. Il Tavern Keep non vende più i piloni. Meno male, perché ogni volta che vendeva piloni, praticamente bloccava la vendita di questi ultimi due oggetti, due, tre, quello che era.
Quindi meglio così. Ok, ci sono diversi quadri che vende la principessa in più. Madonna, più di uno. Il meccanico ci vende la scatola di pixel. Separa i percorsi dei capi. Ma che figata. Ma che figata. Quindi ci puoi passare tutti e quattro i colori dei cavi senza problemi. Molto figo. Pittore vende solo vernici, niente spennellature, robe così. Madonna, come dice il chi veloce! Dice il chi velocissimo! Scusatemi, non atto a prendere un attimo dal. Attenzione. Che è sta roba? Allora. Drone quad racer. Ruota a sinistra, a destra per sterzare, premi super accelerare. Prima regola del Fight Club, non parlare mai del Fight Club. Che cazzo è sta roba? Scusate le parole. Consente a chi lo indossa di vedere attraverso la telecamera del drone. Ragazzi, io sto volando. Io sto volando. E anche il drone sta per volare. Allora, fammi vedere. No, non questo. Allora, fammi vedere. Allora, metto sto coso. Ok, c'ho il drone. Che ci faccio? Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherziamo? Oddio santo. Che cos'è? Che gioco è questo? Non lo conosco. Come si leva? Ah, oh, madonna, è esploso malissimo. Oh, il Rubble Maker. Questo l'abbiamo visto nel video di Chaos. Permette di piazzare decorazioni utilizzando oggetti normali. Molto, molto, molto figo. Chiaramente questo è quello che sono riuscito a trovare dai PNG in quest'ora del giorno. Magari di notte vendono altre cose diverse a base alla fase lunare, se è la luna di sangue o meno. Ma piano piano scopriremo diverse cose. Ovviamente non possiamo sapere tutto adesso, visto che l'update è appena uscito e non ti viene detto tutto, 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 tutto. Quello che voglio vedere però è le cose che ho addosso. Sono materiali? Ok, vediamolo subito. Eh sì, e questo qua mi immaginavo. Sapevamo che il telefono cellulare è un materiale, ma ora lo sono diventati anche la conchiglia del demone e la conchiglia magica. Considerando che il mio changelog dice al posto di cellphone è stato messo shellphone, sono abbastanza... Shell vuol dire conchiglia. Sono abbastanza convinto che questi oggetti si combinano tra loro ed ecco qua. Cellulare. Clicca adesso per alterare la destinazione. Raga, ma io sto vivendo in un mondo... Tellulare. Cioè mi ha risparmiato 3 slot. Tellulare e casa. Col destro cambio oceano e infer... Ma sta cosa? Spawn point, casa, oceano infer. Quindi puoi pure teletrasportarti nel tuo mondo. Cioè dove ti sei generato? Oltre allo spawn point che ti sei impostato tu. Io sto volando. Sto volando altissimo. Oh, la calamita. Sì, finalmente la calamita è un materiale. Sì, mamma mia. Guida, con cosa? Io devo cancellare tutti i miei appunti per le mod, perché sta aggiornamento mi ha messo tutto. Allora, calamita si unisce a... Esattamente come devono fare io. Scabellino, scappello antico e zaino. Mano della creazione. Aumenta la velocità di estrazione del 5%. Attenzione. Ragazzi. Tra l'altro se faccio shift click con diversi oggetti, me li sostituisce direttamente nella schermata della guida. Ah, quanti quality of life, quanti. E vabbè, abbiamo fatto mano della creazione. Una cosa incredibile. Vediamo se la roba di pesca. La numborsa, proviamo. Ok, questo è sempre lo stesso. Una cosa che volevo controllare è se i drop expert sono rimasti non materiali, a parte chiaramente i pezzi del... di quel robo lì. Se mi sembra che sono ancora non materiali, quindi non ci hanno fatto crafting. Provo di provare un'altra cosa. Se io metto lo scudo di Cthulhu e ci metto sia un'arma che un accessorio. Sì, lo scudo di Cthulhu conta ancora come un'arma e non come accessorio. È un peccato, io vorrei risolverla sta cosa, ma pazienza. Vediamo però i drop maestro, perché sappiamo dagli spoiler che sono diventati dei materiali delizia regale e delicatezza regale, perché diventano li puoi unire praticamente e fare... Eccolo qua, d'essere splendente. È sempre un tipo maestro, però ti droppa. Eccolo qua. Ti droppa, scusate, volevo dire, ti crea un pet che è appunto King Slime e Queen Slime. È molto carino. Che è sta roba? Non ha messo un simbolo strano al cart. No, non so cosa vuol dire. Carrello, potenziato, normale. Ah, può attivargli i poteri. Ah, carino. Occhi e croce sembrano gli unici materiali, quindi il resto dovrebbe essere rimasto invariato. Allora, è stato aggiunto anche il blocco di cacchetta, che si dovrebbe fare tipo quando stai... dovresti aver mangiato tanto. Innanzitutto prendi la delizia regale, perché questa era un... Eh sì, era un achievement. Se io la prendo, sono full fed, quindi ho il cibo al massimo. Se io adesso prendo una toilet, dovrei starci qua...
magari seduto, però mi serviva anche altro. Ok, non riesco a trovarlo, però vediamo se pietra, terra, non so se qui hanno nuovi oggetti, perché di solito sono crafting facili. Vediamo se il legno, ad esempio, ha un nuovo recipe. E sembrerebbe di no, nulla di fuori dalla norma. Ok, leggo anche, è stato aggiunto il terraformer, che immagino sia la roba più spanata del Clan Taminator. Ma il Clan Taminator non è un materiale, quindi non è quello. Però sono sicuro che se prendiamo almeno la bottiglia d'acqua, possiamo andare a chiedere alla guida come fare la nuova pozione, perché sappiamo che c'è almeno una nuova pozione, quella per rivelare i biomi. Vabbè, ma c'è un artwork bellissimo. Pozione per la visione del bioma, mostra la posizione dei blocchi infetti. Semiderba. Un po' a caso, però vabbè, si compra dalla Driade. Sono state aggiunte qualche arma pre-hard mod. Porca miseria, a saperle. Anche il modo per fare miele infinito e la spugna per togliere il miele. Resplendent Self, Hardcard, però qua non ti dice niente, sto maledetto. Vedo anche che i loadout possono essere caricati premendo F1, F2, F3. Li puoi cambiare così, molto bello, molto bello. Ora la camera mod è F4, chiaramente l'hanno spostata da F1 a F4. Possiamo rimettere qualsiasi accessorio nella slot Vanity. Tutti gli stack sono a 9999. Possiamo mettere in stack le bambole voodoo, madonna. Ah, la Void Bag. La Void Bag è stata cambiata completamente, per chi non lo sapesse, questo è stato già spoilerato. Praticamente questo funziona come un inventario secondario. Quindi, se io apro la borsa del vuoto, come vedete, posso metterci dentro i miei blocchi di terra, posso anche bloccarli dentro. Se chiudo la borsa del vuoto, io posso comunque craftare il blocco di fango, perché ho la terra nella borsa del vuoto e sono vicino a un blocco d'acqua. Quindi funziona in effetti come un inventario secondario. Può essere utilizzato anche per attivare le pozioni. E con il tasto destro possiamo aprirlo o chiuderlo. Molto figo. Allora, abbiamo anche il bestiario. È stato aggiornato. E mostra quante uccisioni sono state fatte da un determinato nemico. Non so, prendo l'arva aliena. Eccoli qua, 193. Ah, io ero al 100%. Ora sono al 96,85. Perché di fatto sono state aggiunte diverse cose. Andiamo a vedere più o meno che nemici ci stanno. O PNG o comunque cose così, eh? Ok, 6 sono creature della superficie. Immagino che siano i pet slime. Non so ancora come evocarli, ma insomma. Questi entreranno anche nella sezione giorno, immagino. Ok, 2 nuovi nemici sono delle caverne. Interessante. E abbiamo 6 nella giungla. Sappiamo che sono stati introdotti anche dei pappagalli della giungla, probabilmente colorati. Quindi immagino che queste saranno altre entrate del bestiario. A questo punto ho il dubbio serissimo che tutto ciò che è stato aggiunto sono semplicemente degli animaletti, dei critter, quindi nulla di eccezionale. Ecco qua, sì, pappagallino tucano, sì, ce ne sta qualcuno. Adesso li prendiamo, eccoli qua. Ma che culo, una rana d'oro così a caso mentre sto cercando altro. Pensa, quando ci ho fatto sta farma apposta, ci ho fatto fatica a trovarli. Eccoli qua, altri pappagallini. Ce ne stanno un botto, dai. Vabbè, mostro la generazione al 10%. Ah, oddio, quasi dimenticavo. Gli standardi sulle piattaforme. Ma ragazzi, è il futuro, è il futuro. Vabbè, ho raccolto qualcosina. Tucano, pappagallino giallo, pappagallino grigio, ara scarlatta. Vabbè, cose molto carine. È stato aumentato anche il range del quick stack. Molto bene. Possiamo mettere i monoliti negli accessori come radio thing. Molto interessante, quindi di fatto... Se io cerco un monolito, vediamo, vortice, lo metto qui. Nice. Vediamo però qua cambiamenti per quanto riguarda altri aspetti del gioco, come ad esempio il bilanciamento. Ah, è vero, abbiamo anche le stazioni di combattimento, queste qui, danno buff permanenti, almeno finché non muori, quindi buono a sapersi. Quello che però voglio sapere è se hanno preso il consiglio di qualcuno che gli ha scritto su Reddit, se per il tavolo da guerra... L'hanno fatto davvero. L'hanno fatto davvero. Numero massimo di sentinelle è aumentato. No, vabbè. Io mo dove cazzo lo metto sto coso qui? Non c'ho spazio. Io sono molto scurrile oggi. Numero massimo di buff o debuff di un giocatore è aumentato da 22 a 44. Ragazzi, abbiamo aumentato ufficialmente il numero di pozioni che possiamo mettere. Quindi non ci dovrebbero essere problemi di questo tipo. Tipo, puta caso, io voglio fare questo. Sì, vabbè, raga, non vado avanti, però avete capito. I buff sono aumentati, adesso vanno a 44. Ah, pare che siamo invulnerabili per 3 secondi appena morti, anziché 1. Cioè, appena ci rigeneriamo, immagino. Buono. Attenzione, hanno cambiato i boss. Per quanto riguarda King Slime, sembra che semplicemente cercherà di evitare di far spawnare altri mostri quando c'è lui, quindi niente di che. È stato buffato Brain of Cthulhu. Ha un 25% di vita in più, ha più resistenza da contraccolpo in tutte le difficoltà, le illusioni saranno più difficili da vedere, non ha più l'icona nella fase 2, quindi è sempre per il discorso delle illusioni, però ti attaccherà meno nell'altra fase 1, starà un po' più lontano. È interessante.
Stesso cambiamento del King's Dime è stato applicato a Dearclops. È stato nerfato Wall of Flash? Ok, semplicemente hanno ridotto un po' il danno degli Angris, nulla di che. Queen's Lime also nerfata. Ridotta la dimensione dei proiettili e la velocità. I proiettili generano luce, quindi sono visibili la notte. E anche qua blocca lo spawn di altri nemici. Questo è molto interessante perché, porca miseria, Queen's Lime è veramente troppo più forte dei mech boss rispetto a quanto dovrebbe essere, no? Questo lo voglio provare immediatamente. Andiamo qua nella consacrazione. Ok, mi sembra effettivamente molto più lenta. Vabbè che io mostro super veloce, però questo è un altro discorso. Ok, sembra evocare i minion, tutto a posto. Sì, queste spine sono molto più piccole. Abbiamo anche la vita sulla barra del boss, molto interessante. Mi sa che possiamo aggiungerla anche a noi stessi, però adesso non mi va di smanettare. Mandiamola in fase 2. Beh, dai, se la batte, però effettivamente sembra un po' più lenta. La riduzione dovrebbe essere del 15%. Attenzione, è successo. Golem è stato buffato. La vita è stata aumentata considerevolmente, ma porca miseria, io devo adesso registrare Master Sorcerer contro Golem. Me l'hanno appena buffato. Non puoi più rimbalzare i pugni di Golem. Mi fa molto piacere. Sì, Golem sarà un po' problematico adesso. O perlomeno meglio di prima. Vediamo un po'. Nuovo effetto luminoso per quando carica il pugno. Però appunto non possiamo più rimbalzarlo. Ha fatto anche Dogfish, non un po' di vita in più. E diventa invincibile durante le sue fasi di transizione. Va bene. Purtroppo però hanno buffato anche Dogfish durante la fase di arrabbiatura, ovvero quando lo porti fuori dal suo bioma. Il che vuol dire che non possiamo più farlo col cheese del blocco, no? Quello che ho fatto durante Salmonella Amaro. Vabbè, pazienza. Ok ragazzi, qua c'è un problema. Daytime, Empress of Light, il Dungeon Guardian, Skeletron e Skeletron Prime. Hai presente quegli attacchi che ti one-shottano? Non possiamo più evitarli con l'armatura della benedizione e con il Master Ninja Gear. E non c'è scritto, ma immagino, anche Brain of Confusion. Porca miseria, grazie per aver reso la mia vita un inferno. In realtà Empress of Light si può pure fare, perché c'è un metodo per evitare tutti i colpi. Però vabbè, ci sta, lo posso capire. Attenzione, Moonlord dropperà due armi non identiche, anziché uno. Grazie, mi fa molto piacere. I proiettili imbarzati dai Mimic Larghi e dai Selenian faranno metà del danno. Per fortuna, meno male. Tutti i nemici si possono teletrasportare, si teletrasporteranno un po' più lontano da noi. Oddio, la Pumpkin Moon e la Frost Moon sono state reworkate completamente. Cioè la Pumpkin Moon ora va fino al 20, fino all'ondata 20. Non possiamo più avere uno spam di boss, sono stati c'è stato messo un limite, quindi non abbiamo miliardi di boss tutti insieme. Ridotti anche i drop rate e i trofei che droppano, che in effetti erano un po' troppi. E praticamente hanno buffato tutti i mostri della Pumpkin Moon. Tutti hanno più vita. E i poltergeist possono anche volare indiscriminatamente adesso. Porca miseria. L'Headless Swordsman spara? Vabbè, la dobbiamo fare subito. Beh, questi piccoli non si nota la differenza. Chiaramente mo sto con Zenith, quindi vabbè, sto one-shottando questi nemici, non vedo la velocità. Però vediamo i cambiamenti. Vediamo se i segugi infernali rimangono bloccati nelle piattaforme come una volta. Siamo già all'ondata 4. Ecco qua, i poltergeist ora volano, quindi sono molto simili a Floco. Ci sta. Scendono giù le piattaforme, non mi sembra che attacchino però. C'era scritto che attaccavano. Oh, porca miseria, sì, attaccano. Guarda qua. Ma mi seguono infinito sta roba finché non mi colpisce? No, ok, poi se ne va via. Che figata come la sa. Ondata 8 per Morningwood. Ok, quindi anche i boss sono stati ribilanciati in base alle ondate che fai. A me piace un sacco sta roba. E non vedo l'ora perché l'hanno fatta. È giusto in tempo per la mia serie. È incredibile. Ecco qua un'ondata 10. E il che cazzo. Mi ha sparato quella roba lì. Oh, cos'era quella roba? Dicevo, Pumpkin all'ondata 10 non mi ha droppato nulla. Né tesoro, né drop, niente. Quindi è stato bilanciato anche quello. Mi sa che dall'ondata 15 inizieranno a droppare trofei e quant'altro. Ok, sto iniziando adesso a prendere i trofei. E siamo all'ondata 16, quindi effettivamente dovrebbe andare fino alla 20. Non so se è stato aggiornato l'achievement. E quindi ora ti è stato automaticamente tolto dal giocatore e devi ritornare all'ondata 20 per attivarlo, ma non credo, mi sa che non mi è stato levato. Voglio ricordare che sì, sono su PC, però tutti questi cambiamenti saranno anche per console e mobile, in quanto anche loro riceveranno questo aggiornamento sempre oggi, che è il 28.
sperando che riesca a pubblicare il video il giorno stesso. Ovviamente i cambiamenti sono stati applicati per quanto riguarda i drop, si applicano anche alla Frostmoon, questo sembrava ovvio, ma non ci specifico. Siamo quasi all'ondata 20. Vediamo che succede, il counter dovrebbe tener conto di... Sì, abbiamo i punti extra durante la final wave, ok, ci sta. Il cristallo ha il doppio della vita in esperto e il triplo della vita in master mode, grazie. Mi fa molto piacere che hanno reworkato il Dread Nautilus, adesso può sparare attraverso i blocchi, quindi non è più cisabile, però si vede un po' di più la sera. E hanno effettivamente nerfato la velocità, ora è più facile da rintracciare, però peccato che adesso Dread Nautilus non è più uccisabile. Hanno però nerfato anche il Blood Squid che sputa il Dread Nautilus, quindi è un po' più debole, non ci sta. Hanno nerfato i clown, grazie. Allora, c'è scritto che i clown in generale fa meno danni, ok, però hanno detto che hanno reworkato i suoi drop. Ecco qua, vediamo un po'. 51. 20% di un cannone KO, 10% finalmente per il banana rang, 10% la clemenza inclinata. E ti dà pure la mappa ripiegata, questa non lo sapevo, però ok. C'è scritto anche che il cannone KO prima si prendeva tranquillamente dai nemici hard mode Blood Moon, ora invece si prende solamente dal clown, in effetti ha molto senso. Però credo abbiano cambiato anche banana rang. Sì ragazzi, banana rang è normale, vuol dire, madonna figo, è semplicemente un'arma da mischia, normalissima, non si va in stack fino a 3. Il che vuol dire che può essere incantata o comunque riforgiata. Mi piace molto, mi viene il dubbio. Anche i dischi luminosi? Disco di luce? Sì. Ok, quindi non c'è più il fatto che... Vabbè, ci sta, erano letteralmente le due uniche eccezioni. Mi fa molto piacere che hanno fatto questo cambiamento. Raga, hanno nerfato tutti i mostri del deserto, tutti. Quelli di pre-hard mode. Ci sta, perché ora ci vuoi accedere molto prima nel deserto. I snowflakes sono molto più comuni. Sembra che hanno nerfato molti nemici hard mode, ragazzi. I gastropodi, i bulbi, i giganti dei funghi, le vespe del muschio. Finalmente droppano gli artigli. Questi stinger, sì, gli stinger. Sono pungiglioni, non sono artigli. Ah, beh, è vero, perché no update mi ha tolto la mia traduzione. Vabbè, la devo rifare. Attenzione, i pilastri celesti richiedono solamente 100 nemici. Prima aumentavano se eri in modalità esperto o maestro. Ora serve 100 in tutte le difficoltà. Meno male. E una volta che hai sconfitto Moonlord, questo prerequisito passa da 100 a 50. Quindi i pilastri ora sono molto più veloci da fare. In più sono stati nerfati i Nebula Floaters, quindi quelli dei Nebula, ma anche la roba Solar. Crawl Tipid ora sono molto più deboli. Hanno buffato qualcosa dei Vortex però, quelli col Jetpack. Vabbè, c'è tanta roba da vedere. E buffato qualcuno di Stardust. Ok, hanno praticamente buffato un pochino i nemici delle invasioni un po' più deboli e nerfato quelle, sì, quelle un po' meno. Attenzione alle armi. Buffate tutte le spade, che vuol dire? Ah ok, praticamente non bloccano il proiettile se hanno dei proiettili, perché hanno tolto praticamente i frame di vulnerabilità, vabbè. Nulla di che. Tutte le flails sono state buffate. 10% di rinculo in più quando le giri. E possono colpire fino a 4 nemici anziché 3. Allora, sembra che hanno aumentato le statistiche di letteralmente tutte le spade. Rame, stagno, ferro, piombo, argento. Tutti i minerali. Tutti i minerali hanno migliorato le spade. Sono più forti. Anche quella di cactus. Anche quella di legno. Porca miseria, hanno buffato tutte le spade. È assurdo. Anche i boomerang. Tremendi buff ai boomerang, raga. Giustamente, perché il corpo a corpo pre-hard mode necessitava di buff, assolutamente. E questa è forse grossa, perché tra queste spade hanno anche buffato. Ecco qua, lama di ghiaccio. Ah, beh, si chiama lama. Lama di ghiaccio già era abbastanza forte di suo. Ma guarda che figo. Ma ste cose non le faceva prima. Molto figo, mi piace un sacco. Hanno buffato anche lei. Molto più danno e può applicare la scottatura di ghiaccio. Ottimo. Io ragazzi sto continuando a scrollare la pagina di Changelog. Sono solamente buff a tutte armi corpo a corpo. Spade, lance. Madonna, un sacco di roba. Attenzione, oddio no, gli hanno messo un effetto alla Lightsbane. Mi sa che hanno messo un effetto alle spade di corruzione e cremisi. Sta cosa la voglio vedere ragazzi. Ecco qua, flagello di luce. E già che ci apriamo anche macello insanguinato. Oddio santo. Ragazzi, sono senza parole. E il Blood Butcher? No, non fa una minchia. Ok, non sembra che non faccia nulla. Blood Butcher adesso applica un debuff che può essere applicato fino a 5 volte. Proviamolo su questo slime.
Ne posso mettere fino a 5. Praticamente lo faccio sanguinare fino a 5 volte e prende il danno in base a quello. Beh, molto figo. Molto figo. Ma questo è più bello. Ma questa è una roba clamorosa. No, vabbè, pure le... Dio santo, l'ho messo... No, vabbè. Io piango, è troppo bello. Hanno messo un effetto. Hanno messo gli effetti. Oddio santo. Hanno aumentato il danno. No, hanno aumentato il danno delle spade laser. No, io ho chiesto se potevano metterle che un attacco secondario e le lanciati boomerang come Star Wars. Non mi hanno ascoltato. Spero che l'abbiano fatto in quell'hard mod. Anzi, lo posso controllare subito, in effetti, senza che vado. No, niente. Vabbè, almeno una cosa nella mia mod la farò. Furia stellare. Ah, le stelle sono più veloci, giusto? Ah, e attraversa i blocchi finché non raggiunge l'altezza del giocatore. Quindi se faccio così, la stella effettivamente attraversa il blocco e arriva lì. Nice. Blade of Grass, rework. Regà, ma io devo giocare corpo a corpo subito. Regà, ma stiamo a vedere. Ma state vedendo? Ma sono solo io? Ma sta roba è micidiale. Allora, ah, attenzione, qua mi dice artiglio di Chakram. Aumentato la possibilità di infliggere veleno. Attenzione, notare che il veleno in questo aggiornamento è stato buffato, quindi il veleno è meglio. Mi fa piacere. Hanno fatto il resprite di Biki, dell'apicoltore, della spada delle api. Dov'è? Eccolo qua. Vabbè, sì. Ok, sì, è vero, è stato fatto un resprite. Oddio, hanno fatto il reworking delle mura masa. Scusate, raga, ma io sto a vedere queste cose. Ok, hanno messo un nuovo sprite, molto figo, ci sta. Appena colpirà un nemico, il mura masa genererà uno slash addizionale, facendo metà del danno base. Bello. Buffato il Valor da 22 a 28 danni. Grazie che avete dato allo yo-yo una possibilità di far qualcosa contro Wall of Flesh. Grazie mille. Attenzione, Fiery Greatsword è stata rinominata in Vulcano. Si chiama Vulcano adesso. È lenta in culo. Che cosa fa? Colpendo un nemico genera un'esplosione ad area, facendo danni addizionali. Ah sì? Lo dici tu, a me non mi sembra. Ma mi fido, ma mi fido. Oh, Dark Lens. Ok. Vabbè, sta cosa che infligge Shadow Flame. Io non capisco perché dovrebbe infliggere Shadow Flame. Però, nice, gli hanno fatto l'effetto pungiglione come Rotted Fork. Questa spina aumenta in base alla melee speed. Per chi non lo sapesse, le lance non possono avere la statistica della velocità modificata. Questi tipi di lance, sì. Quindi, esattamente come gli yo-yo. Mi fa molto piacere. È stato fatto un rework della Night's Edge. Oh, e finalmente voglio vedere che roba è uscita fuori. Oh, Cristo! No, vabbè! Ma di che cazzo stiamo parlando? Devo demonetizzare il video, ma non me ne frega un minchie. Guarda che roba, cazzo! Posso rilevarlo là, tanto adesso lo demonetizzo. È andata così. Ok, vedo che hanno buffato anche Breaker Blade. Tutte le spade di cobalto, palladio, di minerali hard mode, che ormai stiamo entrando lì. Però mi sembra che a occhio comunque siano spade normali. Ma vabbè, sono di minerali, quindi ci sta, mi va benissimo così. Ok, Frost Brand, marca del gelo. Ok, auto swing. Può mettere il debuff del ghiaccio. E può penetrare un bersaglio in più da 2 a 3. È stato buffato anche il falcetto del ghiaccio. Range aumentato e si vede, spara molto più lontano. Oh no, è stata nerfata Blade Tongue, la lingua lama. Ah, prima prende Salve? Uno scoiattolino d'oro? No, me ne frega niente, muori. Prende prima il getto di core, che comunque non me li fa sui critter, attenzione. Ah no, perché era la spada di palladio quella. Vabbè, sono scemo io. Prima getto di core poteva colpire tutti i nemici che voleva, adesso solo massimo 5. Che comunque, voglio dire, è forte uguale. Chain Guillotines hanno migliorato. Ma la facevano sta cosa che si piegavano prima? Mi sa di no. Hanno migliorato in velocità. Figo. Migliorato anche la spada laser, ora è autoswing. Però hanno, mi sa, sbaglio o hanno sbagliato lo scaling dell'immagine? Lo sprite è inquadrato. Mi sa che si sono sbagliati, vabbè, capirai una cosetta così. Passiamo ora a Excalibur. Bella. E anche Gangnir sembra che... sia il solito raggettino. Ok, passiamo finalmente a vera Excalibur. Vera Confini della Notte.
e Lama di Terra, che è stato fatto un rework che ancora non sappiamo cosa sia. Lo vedremo adesso. Allora, vero Excalibur. Ok, è come Excalibur ma più grosso. Vero Confini della Notte. Madonna santa, è praticamente la falce del demone. Madonna. Oddio, mo che cos'è Lama di Terra? No, vabbè. Sta cosa io... Non lo so, io tocca fare let's play solo Spadi adesso, porca troia. Madonna santa. Ok, hanno buffato Scourge of the Corruptor, che è sempre una buona notizia perché è un'arma fighissima. Apparentemente vanno un po' più veloci, i mini eater. E hanno reso il martello autoswing. Oh, il martello del paladino. Nice, quanta roba c'ho nell'inventario. Sto cacciando fuori tutto, ho andato a vedere in Flux Waver per curiosità. Ok, quella ancora funziona come prima. Ci sta, ci sta. Non facevano sto rumore. Non facevano sto rumore. Ok, il Polo Nord dimezzato i proiettili che tira. Ci sta, in effetti era un po' esagerato. E attenzione, hanno nerfato la lama. Ok, nerfato è un parolone, l'hanno buffata. Però adesso non genera più zucche sui mostri delle statue, che in effetti era troppo sfruttabile come cosa. Buffate anche tutte le Justing Lens. E corpo a corpo ce lo siamo levati, minchia. E mi fa piacere che si chiama ancora danno boomerang. Quello ci mancherebbe, non ci facciamo mai mancare. Hanno buffato la pistola pietra focaia e gli hanno messo un pezzo di rinculo. Quindi gli permette di sfruttare il contraccolpo dei potenziali, dei modificatori. Ok. Wow, stranamente nerfato il mos... No, non questo. Wow, stranamente nerfato il moschetto, non è più autofire e spara e fa meno danni. Vabbè, pazienza. Oh, attenzione, hanno buffato il fucile a quattro canne. Quindi forse magari è un po' più utile. Hanno aumentato di parecchio il danno e spara 8 proiettili anziché 6. E uno, almeno uno, mira preciso. Sì, è vero, almeno uno mira preciso, uno degli 8. Vabbè, nice. Attenzione, lanciafiamme rilavorato. Oh, che figo! L'arco laser fa un po' meno danno, però adesso si vende dopo 3 MacBoss anziché dopo Plantera. Quindi lo puoi usare effettivamente per Plantera. Oh, hanno messo l'autofire al Venus Magnum. Ma che figo! Mi stiamo rendendo conto che anche le munizioni vanno a 9999? Mi fa molto piacere sta cosa. Attenzione, hanno aumentato il danno di Celebration Mark 2. Questa cosa è importante perché per me era già un leggermente meglio del Mitra del Delfino, dell'SDMG. Però se gli hanno aumentato il danno da 40 a 50, adesso definitivamente questa è l'arma definitiva del Ranger. Ma adesso scusate, ma c'è un effetto arcobaleno sull'arma. Ma fico, ma molto fico. Attenzione, questa roba è importante. Hanno nerfato la pozione dell'arciere, tra tutte le cose. Hanno abbassato il danno della freccia da scottatura raggelante. E adesso è praticamente un side grade di quella infuocata. Ci sta anche quello perché effettivamente... erano un po' forti. Hanno nerfato anche le frecce. Un'altra volta, raga, le frecce benedette l'hanno di nuovo nerfate. Dove Cristo stanno? Le frecce sacre, eccole qua. Nerfate di nuovo. Il danno delle stelle da un metà danno, ora ne fanno un terzo. Armi magiche, e questo ha a che fare anche con la mia serie corrente. Oddio, questo è grosso. Hanno cambiato come funziona la rigenerazione del mana generico. Ah, prete, se ti stai muovendo raddoppia la velocità di rigenerazione del mana, ma è stato ridotto un po' quella di quando stai fermo, a prescindere dalle pozioni, cioè al di là delle pozioni che poi stai utilizzando, quella della rigenerazione. In generale, se ti muovi e stai fermo, è identico a prima, però aumenta di più la velocità quando stai muovendo. Però le si rigenera più velocemente se ti stai muovendo, il che lo rende molto più utile. Ma io credo che... ok, hanno aumentato il costo aumentato il costo di mana delle staff di Ametista e Topazio. Cosa che anch'io l'avevo preparata per un modo per far sì che ottenessero lo sconto del Mana Cost Reduction, perché tutto ciò che va sotto i 4 mana, ovviamente per matematica, percentualmente, non può scendere di più. Niente, raga, mi hanno guardato nel pensiero. Comunque sembra che hanno aumentato il costo di mana di tutti quante le staffe per Hard Mode, ma gli hanno anche aumentato il danno e hanno fatto sì che... questo mi piace... Prima quella di Smeraldo era quella da cui partiva l'autocast, ora parte già da Zaffiro. Mi piace. Zapper Tonante buffato incredibilmente, fa un botto di danni in più, da 12 a 20, questa la rende veramente un'arma micidiale adesso. Oh, bastone cremisi. La nuvoletta dura 5 minuti anziché 2, è in linea anche col cambiamento delle sentinelle, anche se quelle valgono 10.
Immagino questo cambiamento sarà applicato anche per l'altro tipo di nuvola, quella della Nimbus, e anche il bastone appiccicoso. Immagino che funzioni allo stesso modo. Sembra che hanno rilavorato leggermente il segnamento pericoloso. Vabbè, non mi sembra che abbiano cambiato troppe cose, neanche l'ho da mostrare. Ecco qua, non lo trovavo. Non sembrano cambiato troppa roba, però. Oh, meno male. Adesso anche la pistola d'ape può prendere i modificatori migliore, perché gli hanno dato una sorta di finto contraccolpo in modo che possa sfruttare tutto. Meno male, mi stanno semplificando di metà il mio lavoro sulla mod che rilavorava i modificatori. Incredibile. Oh mio Dio, hanno buffato, ma di tanto, lo scettro d'acqua. Da 16 a 27 danni. Hanno anche cambiato un po' l'angolo di come funziona, sì. Effettivamente è un po' diverso. Minchia, l'hanno buffata tantissimo. Anche qua con un botto di buff. Anche il missile magico è stato buffato. Che hanno veramente reso gli zappinator un po' più veloci. Hanno di pochissimo migliorato la velocità dei zappinator. Come se gli servisse, cioè. Vabbè. Attenzione. Pugnale magico. Allora, adesso si vede che è una cosa magica. È molto più veloce. È autocast. Però hanno ridotto il mana, ma ci sta. Ma mo è molto più figo. Oh, finalmente buffato la spina di sangue, che era veramente atroce. Ok, hanno buffato quest'arma, mo spara molto più veloce. Ok, più o meno come la lanciafiamme, alla bambolina hanno fatto sì che almeno un tentacolo colpisce sempre la direzione del cursore. Ci sta, perché se no era sempre... Cioè, comunque fa schifo, però. Vabbè, fa comunque schifo, niente, perdonatevi. Meglio di prima, però. Oh, Gesù Cristo, hanno buffato Spirit Flame. Hanno buffato l'esplosione di Spirit Flame. È raddoppiata. È raddoppiata la grandezza. E dura di più il proiettile in aria. Vabbè, io non so che dire. Confermo le cose che ho detto prima sul bastone appiccicoso, la nuvola cremisi. Qua c'è scritto effettivamente durano da 2 a 5 minuti. Ah, attenzione, attenzione. Mio caro tomo della saggezza infinita. Ridotto il danno del tornado, quindi... Mi sembra che spara un po' meno. No, non mi sembra. Comunque, sì, ci sta. Non è un po' ridotto. Ah, figo anche questo. Il Magnet Sphere dovrebbe rimbalzare sui muri. Ah, carino. Sembra che abbiano cambiato anche le flask. Sì. Spara più lento, credo, ma è più veloce il proiettile in generale. I pistrelli più veloci quando incontrano un nemico. Vabbè, no, raga, io non vi faccio vedere tutto. Hanno buffato tutto. Stellar T, Nightglow, Bubblegun. Ah, scherzavo, hanno nerfato ancora il Razorblade Typhoon. Gli hanno tolto un po' di danno, costa più mana. E i proiettili durano di meno. Vabbè, ma ci sta, perché buffi tutto il resto e nerfi quello che è l'unica cosa che veniva usata. Io sono contentissimo di questa cosa. E anche le altre cose, sembra che hanno più o meno abbassato il costo di mana di quasi tutto. Passiamo al Summoner. Mi fa molto piacere che hanno ridotto il prezzo della frusta di pelle di base da 15 a 10 d'oro. E hanno messo anche un po' di contraccolpo in più. Ma hanno nerfato la frusta spinata. Hanno anche nerfato il buff che dà. Ah, vedi, secondo me stanno cercando di nerfare il whip stacking, giustamente. Quella cosa dove tu usi diverse fruste e metti in stack, ovvero in pila, i loro effetti. Ci sta, perché effettivamente erano forti. Ah no, il danno dello Snaptor è aumentato e anche il contraccolpo. Però effettivamente hanno aumentato il costo di costruzione. Quindi anziché usare 3 spore della giungla, ne usa 12. Quindi capite che è un po' più complicato prenderle prima del previsto. Ci sta. Sembra che hanno nerfato anche lo Spinal Tap. Vabbè, ragazzi, le fruste avevano bisogno di essere rilavorate, ma oggettivamente erano un pelo overpowered. Hanno buffato parecchio la frusta fredda. Hanno messo 6 tag damage oltre al suo effetto. Ci sta, ci sta. Anche Durendal è stata nerfata. È più lenta e anche qui la velocità che applica al suo effetto è stato diminuito dal 35 al 25%. Ripeto, ci sta tutto. Stella del mattino buffata, attenzione. Aumentato il tag damage, aumentato il tag crit bonus. E ora fa questo effetto luminoso carino. Non è autoswing, ma usatela, perché è sottovalutata quest'arma. Cambiato anche Dark Harvest, anche qui il bonus velocità passa da 50 a 35%. Ho nerfato tutti quanto il whip stack. Attenzione, risolto un bug dove la velocità delle fruste era applicato come bonus corpo a corpo. Ok, meno male che hanno separato. Mia cara Bladestaff, ti hanno nerfato. Può prendere solamente il 75% del tag damage delle fruste. In questo modo non va a scalare esageratamente con i buff delle fruste. Ok, credo che adesso Bladestaff faccia schifo. Faccia abbastanza schifo, andrà testata. Nerfato anche la Sanguine Staff, il bastone sanguigno. Oh, poverino.
Però sembrava più un bug. Hanno ridotto il bug e il contraccolpo, quindi niente di particolare. Attenzione, tutti i bastoni sono autocast. Oh, finalmente, quanto gli c'è voluto. Tutti i minion sono autocast, perfetto. Ok, sembra che però hanno buffato Optic Staff. Non fanno più penetrazione, ma sono più veloci a tornare al giocatore. Vabbè, minchia, molto più veloci. Ci sta, mi fa piacere che hanno buffato un po' i gemelli. Grossi bug, buff, scusate. Grossi bug, santi Dio. Deadly Sphere Staff. Bel danno aumentato, ma questo sarà molto più utile. Addirittura i pigmi hanno buffato. Sono più veloci, fanno più danno. Ah, attenzione, adesso quando sparano tentano di capire il movimento del bersaglio per intercettarlo, quindi è più facile che colpiscano. E anziché applicare 66% di veleno o 33% venom, mettono sempre venom. Molto bello. Ah, i tornado della Tempestad continuano a sparare anche quando si stanno muovendo verso il giocatore. Molto bello anche questo. Tutto bello, tutto bello. Hanno buffato anche Xeno Staff. Oh, tutte le sentinelle. Oddio, i tacchi delle fruste finalmente hanno effetto anche sulle sentinelle. Madonna, e tutte le sentinelle ora durano 10 minuti. Durano 10 minuti. Ah sì, aspetta che... Però mo hanno buffato tipo il bastone portale lunare. Oh, salve. Ok, sembra che comunque hanno buffato anche le torrette dell'Old One's Army. Passiamo incredibilmente alle armature. Hanno fatto casini anche qua. Il set di neve. Attenzione, 3 punti di difesa, 3 punti di difesa, 3 punti di difesa. E il set bonus cos'è? Non può essere congelato. Non può essere... Imposta bonus. Madonna, traduzione, che schifo. Vabbè, non può essere congelato o raffreddato. Molto carino, mi piace un sacco. Questo si applica anche a quello rosa. Per quanto riguarda quello da minatore, hanno messo la velocità di estrazione del 10% su tutti i pezzi, anziché il 30% di bonus, e l'altro 10% come bonus. Quindi praticamente non cambia niente quando si ha tutto quanto. Però hanno aumentato un punto di difesa, però voglio dire... Oh, hanno messo il set bonus al pescatore. Ritmo generazione nemici ridotto. A parte come l'hanno scritto male, però minchia, cioè generi meno nemici. È praticamente una calming potion automatica. Oh, madonna, mi piace anche questo qua. L'armatura, hanno cambiato la shadow armor. Vedete, anziché essere un'armatura giustamente corpo a corpo, è un'armatura generica, così come lo è quella di Crimtano. Quindi hanno tolto la velocità di movimento per il colpo critico. Però il bonus è velocità di movimento e accelerazione aumentate come magia luminescenza. Però funziona anche in aria a differenza di magia luminescenza. Mi piacciono un sacco sicuramente le armature, lo dico subito. Ah, indovino un po', io, nella mia mod ho scritto dei nerf all'armatura di ossidiana. Indovinate un po', esattamente le percentuali che ho messo io. Le hanno messe veramente, ovvero il range della frusta dal 50 al 30 e la velocità dal 35 al 15. Grazie, era ora. Era troppo spanata sta armatura. Ed è comunque troppo forte, secondo me. Ok, hanno buffato l'armatura di cobalto e di oricalco, ma nerfata quella di titanio. Perché? Vabbè, hanno semplicemente nerfato il set bonus dell'armatura di titanio per non creare frammenti dalle statue. Ok, è giusto. Armatura benedetta nerfata. Azzo. Lo sapevo. E si genererà molto più raramente. E quindi non possiamo doggiare tanto facilmente. Però il dodge sarà ridotto. Hanno buffato però l'armatura di clorofite e ora è a quanto pare più veloce il danno. Eh sì, spara un raggio anziché una foglia. Il che vuol dire che il danno è istantaneo e quindi non puoi mancare. Oddio, questo cambiamento mi piace un sacco. La Tiki Armor ora buffa anche le fruste, il range e la velocità. Grazie mille. In totale range del 20%. E la portata del 10? Sì, perché è solo la maschera lo mette. Finalmente hanno dato questi bonus a fruste anche alle armature. Anche qui ottima roba. Allora, praticamente hanno cambiato un po' come funziona la roba della micete. Abbiamo sempre il danno da armi da fuoco. Abbiamo sempre quello dagli archi. Però la categoria razzi è stata cancellata. È stata rimpiazzata da specialista. E specialista vuol dire tutto il resto. Tutto il resto. Quindi lanciafiamme, dardi, cannoni, razzi, tutto. Molto, molto figo. Anche perché sennò era un po' inutile. Hanno cambiato anche l'armatura polvere di stella. E ti danno più uno sentinella. Ma che figo. Più uno sentinella, ma anche più 15 di range a due pezzi. Quindi c'è il 30% di range della frusta. Cioè, per dire, senza altri buff, kaleidoscope, guarda quanto cavolo è lungo. Madonna.
È una roba criminale sta aggiornamento. E continuano accessori, tutta la roba con le gambe di rana. Avrete non nel fatto la zampa di rana, però se esso è cumulativo con gli altri oggetti di rana, quindi se tu li metti tutte e quattro hai il salto molto più alto e resistenza al danno molto più alto. Come temevo, hanno nerfato pesantemente magiluminescenza. Tutti i movimenti, tutti, sì, hanno apparentemente ridotto il 25% tutti i bonus che ti dava. È comunque buona, secondo me. Ok, lo zaino alveare è stato buffato e fa sì praticamente che il seguace Vespa spara più 30% più velocemente e la pistola a Vespa, quindi quella hard mod, ha più penetrazione di difesa e aumenta anche il danno. Ok, questa cosa è molto interessante. Ricordate che noi droppiamo questi quattro oggetti, sciarpa, scudo, tutta questa roba qui, no? In tier 2. Hanno fatto sì invece che quello dello scudiero, quindi lo scudo dello scudiero e la sciarpa dell'apprendista, vengono invece droppate in tier 1 dai Dark Mage, quindi ce l'hai subito. Quindi non li droppa più Ogre, ma Dark Mage, quindi l'hanno separati in modo che almeno due li puoi prendere in pre-hard mod. Molto figo, perché c'hai un oggetto che aumenta il 10% tutto il danno evocato, di evocazione. È una roba micidiale. Buffato anche Sporsak, non me ne frega niente, vabbè, pazienza. Peccato che non hanno unito casco di ossa e guanto di ossa, ci stava, però non l'hanno fatto. Ok, hanno cambiato le casse del cielo, hanno rimesso il ferro di cavallo sulle isole volanti. Non so perché l'hanno rimesse sopra, però ora le ali sono un drop secondario, che vuol dire che ogni cassa, a prescindere dal suo drop, può avere le ali, quindi è più facile trovarle. Attenzione, vedi che hanno fatto, questo pure ci avevo pensato a farle. Le ali foglia, no, dove sono? Eccole qua, le ali di foglia, ora sono tornate a essere come una volta, perché il Witch Doctor le rivende dopo Plantera, quindi tornano a essere forti come le ali di fuoco, delle api, del pipistrello e delle farfalle. Hanno anche modificato l'amuleto dei miti, e la pietra filosofale. Praticamente questi qua riduce il 25% la ricarica delle pozioni. Prima potevi praticamente cliccare, rifare la pozione, toglierla e poi rimetterla e ti si risettava ogni volta il timer, quindi c'avevi 45 secondi anziché 60 di pozione, di cooldown di pozione, e questo equipaggio lo levavi ogni volta. Ora non è più così, non puoi più cittare, ci sta, mi piace. Hanno nerfato blasone innalzato, accidenti. Anche qui, come magiluminescenza, hanno ridotto il bonus di velocità del 25%. Pazienza, vabbè. Hanno buffato anche questo drop esperto, quello di Queen Slime, non gli frega niente a nessuno, non ho cambiato. Ok, il teschio con rosa fuoco, teschio con rosa ossidiana, teschio di magma. Ah no, solo il teschio di magma e il teschio di magma con la rosa. Praticamente anziché usare la pietra infernale, la pietra di magma, utilizzano il lava charm e quindi di fatto utilizzano il buff del lava charm, quindi immunità dalla lava sostanzialmente. Ah, e il kart meccanico non fa più il laser, ma ci sta un nuovo oggetto che può far fare l'upgrade ai minecart. Molto figo. Ok, la cavalcatura del drill scava tre volte più velocemente, questo lo sapevamo già dagli spoiler. Ok, il grand design ora utilizza il righello meccanico anziché il righello normale. Ok, hanno messo, vabbè, magic, ok, le conchiglie che poi si uniscono al telefono, hanno migliorato l'animazione. Oh, può finalmente ottenere pre-hard mod gli oggetti che creano acqua infinita e la spugna che assorbe all'infinito. Almeno per quello d'acqua, non sembra che dica nulla su po' di lava. Questa cosa funziona anche senza palle, munizioni adesso. Guarda che figo. Ah, ok, quello che avevo notato prima, quello che il venditore ti vende la cosa di munizioni, chiaramente adesso lo fa in hard mod e non lo vende più l'altro venditore, questo mi sembrava... insomma. Ok, sto vedendo che il veleno, che prima ho accennato, ora è più potente, fa tre volte il danno, molto bene. Il venditore in itinere ha un drop garantito in più, molto bene. Oh no, il magnete celeste ora si trova nelle isole volanti. E ora i zappinetro sono più comuni, ma porca miseria, ma perché hanno buffato i zappinetro? Ma perché? Oh, hanno fatto sì che il mercante scheletrico possa vendere gli oggetti delle casse di superficie. E non troviamo più coltelli da lancio e bengala come drop principali, ma come drop secondari, quindi in più al drop normale. Questo aumenta i drop della cassa di superficie e quindi la possibilità che noi prendiamo esattamente quello che vogliamo, anziché prendere una cosa che non vogliamo, chiaramente. Hanno aumentato il drop della frutta dagli alberi, mi fa molto piacere questa cosa. E altri drop. Ok, questo forse è interessante. Lo specchio portatile, quello di Medusa. Molto più comune,
Molto più comune, ma mi sa che questo, tra l'altro, mi sa che serve per il nuovo Hank Shield. Confermiamolo. Sì, si unisce insieme alla benda per creare gli occhiali da sole riflettenti. Ma guarda, ma quanto è figo sto sprite. Ok, craftiamo gli occhiali da sole. Per curiosità vado a vedere alla guida. Mi sembra ovvio che facciano l'Hank Charm, però. Sì, semplicemente unito alla benda. Ok, hanno aumentato il drop anche di molti altri oggetti, principalmente gli oggetti utilizzati per fare le ali. Abbiamo anche un piccolo nerf al boss della corruzione e Cremisi. Per imparare, più andiamo avanti di difficoltà, più i drop che questi due oggetti vengono droppati, ma insieme anche ai minerali, vengono droppati nel treasure bag anziché durante la battaglia. Ok, i pirati normali hanno praticamente un 0.1%, 0.2%, è molto basso. Capitano ha lo 0.8, riprende l'anello d'oro, il 2% per la sciabola, 0.4 bastone pirata e carta sconto, 0.2 moneta, 0.1 pistola sparamonete. L'olandese volante invece ha, porca miseria, 2% per la sparamonete, 6.6 per tutti gli altri drop, 10 per la sciabola. A quanto pare anche l'olandese volante dropperà la roba questa qui, insomma, la roba d'oro. Avremo priorità nel prendere le casse del bioma quando peschiamo rispetto a quelle d'oro e quant'altro, però la quantità di minerale all'interno delle casse saranno molto più basse. Va bene. Attenzione, le casse dello deserto possono droppare Sandstorm in a bottle. E siccome hanno anche nerfato il set del faraone, praticamente l'hanno reso più difficile da trovare, sarà più facile di conseguenza trovare o il Sandstorm in a bottle o il tappeto volante nelle piramidi. Chiaramente sto evitando di leggervi tutto, ragazzi, sto vedendo solo le cose che mi sembrano più interessanti, ma c'è veramente troppa roba. Questo aggiornamento è colossale. C'è ancora tanta roba, ragazzi, non so più come andare avanti. Allora, importante però, è molto più facile craftare il sigillo celestiale per evocare il Moonlord, 12 frammenti anziché 20. Possiamo anche craftare Sandstorm e Blizzard in a bottle, utilizzando Cloud in a bottle, più un Frostcore. Ma che figo. Cioè praticamente io uso nuvola in bottiglia. Ok. Poi prendo un nucleo di gelo o un frammento proibito. Vado a una palla di cristallo e lo posso trasformare in Sandstorm in a bottle o Blizzard in a bottle. Molto figa sta cosa. Oh, finalmente hanno fissato una cosa che mi dava fastidio: utilizzare le vertebre al posto dei denti di verme per craftare le frecce empie. Quindi adesso sì, hanno fatto un po' di simmetria, meno male. E in più, non usi più né vertebre né denti di verme per craftare la pozione delle spine, ma usi il pungiglione, cioè l'artiglio. In questa traduzione schifosissima. Meno male, hanno tolto un po' di asimmetrie con corruzione e cremisia. Oh, le ali di angeli e demoni costano meno anime per craftare. Questo è molto importante, visto che non possiamo più acquistare quelle di foglia entrando in hard mode. Quindi entreremo e ricominceremo come nella 1.1, madonna che nostalgia, craftando ali del demonio o dell'angelo. Allora, Old One's Army, come è stato buffato? Il Tavern Keeper, anziché... non è qua il Tavern Keeper. Anziché darti 5 Defender's Medal, quando ci parli te ne dà 10. In più, tutti i pezzi di armatura sono stati ridotti da 25 a 15 e quelli grossi da 75 a 50. Le armi, questa è 5, è rimasta uguale, ok. Questo 15, prima era 25, e questo 60, prima era 75. E anche la Defender's Forge costa 50, prima era 75. In più possiamo skippare praticamente tutte quante le ondate, anziché aspettare quei 30 secondi, ci clicchi. Ecco qua, interagisci con il cristallo per saltare la pausa tra le ondate, c'è anche scritto. Ridotto il costo delle soluzioni per il cliente a miniera, mi fa molto piacere. E il tax collector può raccogliere fino a 25 oro anziché 10. Può essere pescatore da doppi soldi in hard mode. Ok, molto bene. 12 secondi per far arrivare Moonlord quando live con il sigillo celestiale anziché 60. Oh, finalmente i banner da Old One's Army funzionano adesso. Ok, questo mi piace. Non puoi tagliare né vedere i cavi nel tempio almeno finché non batti gol. Quindi non puoi disattivare le trappole. Bellissimo. Non so veramente che dire, grazie per ascoltato, perché c'è troppa roba, non riesco a mostrarvi più di questo perché veramente sto registrando da quando? Sono 2 ore e un quarto di registrazione e ho solo letto il changelog praticamente, è micidiale, devo andare assolutamente a editare questo video e a postarlo oggi, quindi speriamo che ci riesco. Alla prossima ragazzi, continuate, restate, iscrivetevi perché sto facendo una serie con lo stregone, prossima puntata sarà già in 1.4.4. No, non è vero, quella dopo ancora, perché la prossima è già registrata. Vabbè, pazienza, dalla 11 poi. E noi ci sentiamo al prossimo video. Buonasera a tutti ragazzi.
Ho perso la voce.